Poi un lavoro interessante sui voicing è prendere sulle note centrali, per esempio, no? Le corde centrali, che è la quarta e la terza corda, e mettere in queste corde le due note che caratterizzano l'accordo oltre alla tonica, che è la terza e la settima. Con la terza e la settima possiamo già dare una ottima comprensione del nostro accordo. Per esempio, un Do minore, io posso rappresentarlo così e con la fondamentale ci siamo, ok? Con queste note io posso aggiungere delle tensioni disponibili a questo accordo. Qua è molto comune aggiungere la nona, no? Quindi aggiungo oltre alla terza e alla settima, per l'appunto bemolle 3, bemolle 7. Aggiungo la mia nona e il mio accordo di nona, così. No? Se invece questo stesso intervallo sto pensando come 7 e 3 invece di bemolle 7 e bemolle 3, per esempio un Si major, la mia nona, aggiungo una nona qua e ho già un accordo. Questo ci apre molte porte anche dal punto di vista della sostituzione di accordi. Io potrei molto semplicemente sostituirli se nella melodia io ho l'appoggio in una di queste due note, no? Per esempio, se io ho una melodia di questo tipo. Settima, Si major. Vediamo di sfruttare queste due note. E qua è già un pretesto per la modulazione. Quindi ho sfruttato queste due note in comune tra gli accordi. Sostituirli per fare delle modulazioni. Però continuando, se io invece di fare il mio bemolle 3, bemolle 7, decido di fare questo Do minore, bemolle 7, bemolle 3, cioè ho cambiato ordine, queste due forme qua, no? Questa. Io per esempio ho a disposizione nell'altra corda la mia undicesima. Se salgo la mia quinta, se salgo ancora una tredicesima, no? Quinta bemolle, quinta, sesta minore, sesta maggiore o tredicesima, perché